sentire. Allora, l'ufficio comunicazioni sociali del Vicariato di Roma ci ha fatto questo onore, questo regalo di invitare l'architetto internazionale Santiago Calatrava qui con noi per questo progetto che si chiama Una porta verso l'infinito, e quindi poi una porta meglio verso l'infinito, diciamo, chi meglio di lui ce la può aprire. È un percorso di frammenti di bellezza proprio che riguarda appunto l'uomo e l'assoluto nell'arte. E qui siamo nella Chiesa degli Artisti. La Chiesa degli Artisti, diciamo che è quella che rappresenta un po' tutte le arti, e in realtà, a parte, farò un piccolo inciso personale, che sono affezionatissima a questa chiesa, perché io ero una violinista, ci ho suonato da ragazza e ci ha suonato anche mio padre, quindi sono veramente particolarmente onorata di essere qui. Ma è proprio l'architetto Calatrava che vuole presentarsi, e facendo un omaggio a Roma, che è un suo percorso personale che ha preparato con varie opere che noi conosciamo, ma interpretate da lui, che si alternano proprio con la sua visione di alcune parti di Roma e non solo, e in cui comunque l'interdisciplinarietà tra la pittura, la scultura e l'architettura prende il sopravvento e ci regala una visione inedita proprio della nostra città. Grazie, grazie Mila. Sì, prego. Grazie, sì. Quando sono entrato questa mattina a questa chiesa, di nuovo ho ricevuto un'altra lezione di questa città straordinaria che è Roma, e in questo spirito ho scelto una serie di immagini e li ho messo assieme, dei pensieri, delle idee e anche dei disegni fatti da me, che forse ci aiuteranno a fare un piccolo percorso in questa città straordinaria che è Roma. Questa è una frase di Goethe che esaltava l'importanza di Roma, ed è scritto: e in nessun altro posto credo io che si può imparare di più, nell'alto come nel basso, che a Roma, non sia a Roma. E questi sono disegni, acquarelli fatti da me a Roma, dove si vede il profilo, il verde, le cupole. E questa è una prima riflessione, è un po' come dei bricioli, l'architettura dipende dalle membra dell'uomo, di Michelangelo. Questa è la Porta Pia, la vedete qua, e qua dettagli della Porta Pia, anche questa faccia. Qua anche la porta in se stessa vista da più vicino. E tre elementi, ho scelto tre elementi importanti della porta, che sono questi due tondi, l'arco e la porta in se stessa. Eccoli qua, sono tre elementi strutturali della composizione della porta. Importante per un architetto di vedere quegli elementi fondamentali, che dopo li ritroviamo anche nelle proporzioni della testa che corona questa, l'intelo della porta. Dunque c'è effettivamente un senso anatomico e figurativo nell'interpretazione dell'architettura. Qua ho fatto ancora un passo molto più audace, insisto, sono soltanto dei bricioli, non sono delle idee che abbiano qualsiasi pretensione storico-artistica o così, sono un modo di percepire personalmente queste architetture straordinarie. Vedete che il Michelangelo si serve di tutta una struttura architettonica per comporre la volta, in cui adopera le sagome progettate sulla volta dei lunetti, e anche lui stesso dipinge degli elementi che in realtà ci servono per comporre una struttura architettonica che sopporta tutto quel dipinto lì e che occupa praticamente la metà della superficie, se non di più. Dunque il senso di avere
una volta composta, architettonica, tramite la quale noi vediamo queste scene paradisiache riprodotte nella volta stesa, è un elemento fondamentale per capire l'opera. E qua, questo anche, penso, sicuramente un po' più audace ancora che quella della volta, vorrebbe riguarda alla parete del Giudizio Universale, in la quale vediamo una struttura che sarebbe questa qua, compositiva, semplice. Allora, a partire di questa struttura io ho fatto 30 disegni diversi, questo è uno, ne farò vedere soltanto questo un altro. E che si rapportano al volto del Michelangelo, che si trova anche nella cappella, nel dipinto. È interessante anche vedere nel dipinto stesso, se si tolgono delle figure, che c'è anche un certo senso dell'antropomorfia nella composizione, come se ci fosse un volto che ci guarda. Non siamo noi soltanto che guardiamo l'oggetto, ma c'è anche questa versione, un po' come nel bizantino, che si dice la prospettiva è rovesciata perché la vista è la vista di Dio su di noi, è il quadro che ci guarda. Ecco qua. Un altro pensiero da un posto che io frequento molto, la chiesa di San Luigi dei Francesi, per vedere quei tre quadri straordinari del Caravaggio. Questa è la versione che voi vedete in bianco e nero, non può essere più fatta in colore perché è scomparsa, perché arse a Berlino. Ma il quadro fu rifiutato per il piede. Sicuramente mancarono di vedere la bellezza della mano che si trova dell'angelo, che si trova nella verticale del piede, che è di una delicatezza e di una bellezza straordinaria. Allora il Caravaggio fece questa seconda versione, in cui, guardate la testa, il testo dell'Evangelista di Matteo con l'angelo sopra, ecco qua l'angelo, e qua una sezione trasversale della testa di Matteo, ecco qua l'angelo. E come si potrebbe questo è anche, diciamo, sono soltanto dei pensieri, però che ci parlano anche della straordinaria contemporaneità di quelle opere, perché ci possono parlare e parlandoci ci provocano. E questo è anche un'escursione a Istanbul o a Costantinopla, e qua c'è questo mosaico straordinario. Allora, lo studio del mosaico ci porta anche a una geometria segreta, chiamata da solito geometrie sacre, ma ci sono dei rapporti straordinari matematici che rilegano le tre figure, che creano una composizione con una visione al di là di quello che crediamo vedere, e che rapporta un ordine matematico, analitico straordinario. Ecco anche la testa della Vergine, tutta fatta con puri cerchi, sono tre cerchi, uno esterno della corona, un altro che riproduce tutto il teschio, e dopo anche la faccia stessa, centrati anche sul segno della croce. Ecco qua anche Giustiniano che porta la maquette, il modello di quello che sarà la chiesa. E qua c'è Costantino che porta e offre alla Madonna la maquette della città, Costantinopla. E qua la Madonna, con una iconografia bellissima, intronizzata, col bambino in braccia. Ecco, questo l'ho scoperto questa mattina, per quello l'ho introdotto qua, perché ho visto questa bellissima sacrestia e questo dipinto straordinario che c'è proprio qua. È una di queste sorprese che ti porta a Roma, che non ti fermi più di scoprire dove metti l'occhio, hai qualche cosa da imparare. Allora, ecco, e mi serve di introduzione per una serie di disegni, ne ho fatto credo 28,
che avevo fatto tempo fa sul tema madre e bambino. Ecco qua un disegno, un altro. Non so, non è Raffaello. Però, ecco anche qua un altro. Ecco qua la madre che porta il bambino in braccio ed in piedi, ha fatto così una trasformazione e di nuovo seduta. E ritorniamo alla Madonna del mosaico e guardate bene intorno al mosaico, cioè intorno alla Madonna, la Madonna è intronizzata, ma c'è una specie di architettura. Una delle cose che mi sorprende è il fatto che sia intronizzata, ma c'è una specie di architettura, si leggono delle finestre, delle torri e anche questa specie di alberi, e lì è seduta la Madonna. Allora, questo, meditando su questo disegno, su questo mosaico, cominciai a riprodurre il mosaico con una interpretazione, come dico, personale, e che porterebbe passo a passo, come vedete, a un modo sempre più astratto e sempre a partire di queste, di questo trono e delle proporzioni, senza mutare le proporzioni, portava po' a po' a, per finire, alla immagine della maquette che porta in mano. Di qui il bambino è scomparso, però resta lì, perché nella tradizione greco-ortodossa, diciamo la tradizione cristiana, Cristo è la luce nella Chiesa, e per cui le finestre sono tutte concentrate più o meno nel punto dove e qua abbiamo Giustiniano. Dunque mi portai anche a studiare la cupola, qua cupole greche, delle isole, anche russe, dove c'è un... diventano quasi una cosa straordinaria, quasi un delirio anche per esempio Venezia qua, o anche Santa Sofia, eccola qua, o San Pietro a Roma, o la protocupola che si trova anche qua a Roma. Allora e questo è ancora un altro schizzo di Roma con le sue cupole, così voglio dire, nel fondo, come dicevo, serva questo di introduzione a un modo contemporaneo di approssimarsi a questa città che effettivamente io ci vengo qua, la prima volta che vine qua avevo, mi sembra, 19 o 20 anni, e ci vengo sempre a imparare seguendo questa linea di Goethe che io considero così valida ancora oggi. Grazie. Grazie per questo omaggio che lei ha voluto fare alla nostra città e partirei proprio, mi è venuta proprio un'idea vedendo anche come dal mosaico che raffigurava appunto la Madonna intronizzata con il bambino, lei piano piano con questa descrizione ha, come dire, rivelato un'architettura che poi ha isolato e ci ha fatto vedere. Anzitutto le faccio una domanda, che insomma siamo in una chiesa, quindi è giusto che io le faccia. Lei è credente? Sì. Ecco, questa rivelazione che abbiamo visto così bene, diciamo, dalla pittura all'architettura, lei pensa che possa essere in qualche modo applicata al suo lavoro di artista, perché lei comunque so che parte sempre da un percorso figurativo, cioè disegna o scolpisce e poi piano piano arriva con un procedimento un po' analogo a quello che ci ha fatto vedere adesso, poi a costruire, a intuire e a progettare un'architettura. C'è una sorta così di rivelazione nel rapporto tra l'uomo e lo spazio, in cui lei tira fuori dallo spazio un'architettura in qualche modo? Sì, io penso che bisogna vedere anche che non soltanto sono architetto, ma anche, pur se io credo che architettura e ingegneria vanno molto assieme, sono anche ingegnere. Per cui il senso del
del materiale e il senso del pragma mi è molto comune. Di fatto, se lei guarda le mie opere, la più parte delle opere sono opere pubbliche, dunque sono stazioni o sono ponti. Nel fondo, diciamo, uno parte effettivamente del contesto materiale, vuol dire quanto ho a disposizione, qual è il problema che devo risolvere. E posizionare il problema è molto importante, perché, come diceva Albert Einstein, un problema ben messo è già la metà della soluzione, o in mezzo a tutto il problema c'è la soluzione, non fuori, è nel problema in se stesso. Cioè, dunque, allora nel fondo bisogna partire di quello lì, perché è molto importante vedere che l'architettura è tutta materia. Sono queste pareti che lei vede, sono questi pavimenti, così straordinari come siano, sono anche queste figure che dicono che anche hanno in se stesse una materialità e hanno dovuto anche tecnicamente essere risolte per essere lì e per reggere ancora oggi. Allora la domanda che lei mi mette è: c'è spazio per altre dimensioni? E io credo che a quel punto lì uno arriva alla conclusione di che effettivamente, perché c'è spazio, perché fra gli elementi materiali c'è anche un vuoto, e dunque c'è già un contrasto nell'opera stessa fra la materialità dell'opera e l'immaterialità dello spazio a cui l'opera avvolge. E in questo contrasto straordinario già c'è un tema da studiare, ed è quello della materia e del vuoto. E ancora c'è ancora un elemento più interessante, della luce e del chiaroscuro. Dunque uno potrebbe praticamente riferirsi all'architettura, ossia nella sua materialità ingegnerile, di questi ruderi che ci restano del tempo dei romani e così via, e che ci commuovono ancora. Diciamo, in cui restano queste opere di laterizio così, e ci commuovono ancora, attenzione. Allora, vede, nel fondo si passa, forse è quello che si potrebbe dire, come diceva Auguste Perret: l'architecture c'est ce qui fait les belles ruines. L'architettura è quello che fa le belle ruine, o quello che rende belle le ruine. Allora, a un certo punto, se uno guarda indietro, poi a poco si rende conto che c'è anche una dimensione, un senso della bellezza, un senso che va al di là del contesto materiale. E poi a poco noi impariamo che tramite, diciamo, almeno vedendo nelle opere di altri, che effettivamente al di là della pura materia c'è anche un potenziale enorme di espressione e di emozione. Lei ha mai costruito una chiesa? No. Non ha mai progettato una chiesa? Mai. Ecco, ultimamente, diciamo che noi siamo adesso nella città dove possiamo vantarci delle nostre chiese, ma diciamo che nell'ultimo secolo non abbiamo, non ricordiamo, diciamo, delle chiese particolarmente importanti come quelle, appunto, che abbiamo del passato. Lei costruirebbe una chiesa, e come la penserebbe? Quale sarebbe il suo percorso per arrivare a trovare dentro se stesso, diciamo, la giusta architettura per una chiesa oggi? Lei mi ha fatto una domanda in due versioni. Mi ha detto: ha costruito una chiesa o ha progettato una chiesa? Io mi sono confrontato un paio di volte o tre volte nella mia carriera a progettare una chiesa, non l'ho costruita. E devo dire che ho ricavato enormemente, è come questi schizzi che lei ha visto lì. Il tema della chiesa come luogo di assemblea, un luogo sacro, è una cosa enormemente interessante di analizzare. E mi è stato molto utile nell'ambito di altri progetti.
E per esempio, pensi lei facendo stazioni ferroviarie, che sono dei posti che possono essere una grande tristezza, eppure possono essere, sono i posti che frequentano tante persone, ma tantissime, voglio dire, quando dico tantissime, decina di migliaia fino a centinaia di migliaia ogni giorno, gente che va al lavoro, che ritorna e così via, e sono dei posti in cui, diciamo, in certo modo uno può trasmettere anche un senso del trascendente, non soltanto del puramente utilitario e funzionale, ma del trascendente per la forza, come dicevo, del chiaroscuro o della struttura o della luce o così, e dare e salutare alla gente in un modo particolare, e mi creda, la gente molto sensibile a questo tipo di omaggio, di dire questa struttura è qua per te, pur se soltanto per 10 minuti che stai aspettando qua il treno. Dunque è anche interessante di vedere questo rapporto. Effettivamente mi sono confrontato al tema del progetto di chiese, non ne ho mai costruito una, invece ho ricavato enormemente, e l'ho fatto anche con un grande interesse, per via di ricavare un vocabolario o almeno capire quello che è il senso del trascendente nel costruito, nel materiale. Nelle chiese che siamo abituati a vedere, comprese quella in cui siamo adesso, diciamo che c'era quella che lei anche ha definito una certa staticità, nel senso che comunque erano costruite in epoche in cui c'era anche bisogno di avere un tipo di architettura un po' più statica e anche figurativa, e quindi riempire anche i vuoti con delle figure ben chiare, che sono quelle che vediamo degli angeli, quelle più rappresentative. Essere architetto oggi, in un periodo in cui forse, in un momento specialmente proprio in questi ultimi anni, si è parlato tanto di società liquida, di movimento, che l'architettura ha ben assorbito e rappresentato, cioè c'è una continua necessità di movimento anche nelle cose che poi devono restare in qualche modo come una stazione o un ponte più ferme. È più difficile, è diverso interpretare lo spazio senza né la possibilità di inserirci degli oggetti figurativi e comunque dovendo sempre rendere un po' questa sensazione di movimento, cosa che lei fa spessissimo nelle sue opere. Non sono mai statiche, non danno mai un'idea di imponenza, di staticità. Sì, primo facciamo riferimento a questa chiesa, sì, in particolare. Guardi, questa chiesa, il fatto di essere qua, forma parte anche di un assieme, forma parte di un assieme con la chiesa che lì è simmetrica e anche con quelle altre due chiese che si trovano dall'altra parte della piazza, forma parte di una piazza che ha un obelisco e di cui partono anche tre vie, Ripetta, Babuino e Corso. E mi creda, questo è un atto, diciamo, compositivamente parlando, è un atto trascendentale nell'istoria dell'urbanistica mondiale. Diciamo, dal Rinascimento in poi, questa struttura di piazza a cui convergono si ritrova a Parigi, si ritrova a Washington, si ritrova nel neoclassico, si ritrova in tutta l'urbanistica del barocco, eccetera, eccetera, fino ai nostri giorni ancora, oggi è valida. Dunque bisogna vedere anche questi gesti enormemente coraggiosi di una modernità straordinaria che rappresentavano questi edifici nel suo tempo. Erano proprio gli edifici di vanguardia del suo tempo, era l'avanguardia la più accarnita, era l'avanguardia la più tremenda. Dunque Caravaggio era nel suo tempo un tipo esplosivo, era proprio il massimo, sarebbe come lavorare con Andy Warhol o qualcuno così, ha capito? Era proprio il massimo, Michelangelo lo stesso. Ecco perché noi ancora oggi ci viene il brivido quando stiamo davanti a quelle opere lì, perché erano proprio il risultato e la sintesi del pensiero artistico condensato in uomini del suo tempo, e la Chiesa dava luogo a loro, gli dava loro lo spazio e li proteggeva e gli diceva fammi questo qua e fammi quello lì, e andavano a questa Cappella Sistina, per esempio, di una enorme bellezza e nudità.
che dopo Daniele di Volterra viene a riparare un pochettino e così via, a mettere dei pantaloni alle figure e tutte queste cose, e così, ma era una cosa straordinaria, era un momento, come dico, lo stesso per il suo significato urbanistico di quello che è la Piazza del Popolo, che dobbiamo veramente, bisogna andare quasi, come, non so, quasi inginocchiarsi in questa piazza per salutare l'omaggio che ha fatto e la contribuzione straordinaria che ha fatto all'urbanistica e al senso di vivere nelle città e che continua ancora ad essere essere valido. Voglio dire, c'è questo rapporto anche, lei sa, perché è sempre un rapporto a vicenda, sa, l'architettura non è soltanto il commissionato, è anche il committente che è molto importante, come dicevano i romani, sono tre pilastri, no? Quelli che noi conosciamo, vitruviani, firmitas, utilitas, venustas, belli, però anche c'è la commissio, proiectio e costruzio. Senza un committente importante non c'è un'opera importante, anzi architetti mediocri come me e altri hanno riuscito a fare delle opere sostanzialmente interessanti perché c'avevo un cliente a Liegi che era un cliente che voleva effettivamente prendere la sua città e metterla un po' in rilievo per toglierla via di una disoccupazione del 20%, eccetera, eccetera. Voglio dire, sono dei momenti critici in cui uno si ritrova con un cliente che vuole fare un'opera straordinaria, emerge. Lo stesso capita oggi in Ground Zero. Il mio cliente, la Port Authority di New York e New Jersey, ha perso 85 persone e io lo so che loro vogliono omaggiare a questi qua tramite un'opera che abbia l'utilità e allo stesso tempo la trascendenza che loro sperano. E come la sta progettando? Proprio La stiamo progettando molto pragmaticamente, tutto acciaio duro. E come mai la scelta dell'acciaio? Forse, sa, a me piacerebbe anche fare come qua degli angeli e queste cose, ma non ci siamo ancora lì. Ma è bello l'idea delle ali che si aprono, così sono lì almeno. L'idea, quest'idea è così apparentemente gratuita, ma che non lo è, di aprire le braccia o aprire le ali, accogliere, il senso di accoglienza è molto importante. Torniamo a una parte della domanda. Abbiamo capito che lei preferisce parlare poco delle sue opere. Invece noi vogliamo proprio che lei in realtà ci racconti un po' sia di come le crea, se ce le faccia un po' vivere. Le conosciamo tutti, le abbiamo viste e sono anche molto caratterizzanti sia dei posti in cui sono e sia, diciamo, si riconosce la sua mano. E appunto io ero rimasta abbastanza colpita proprio da questa caratteristica del movimento costante che accompagna proprio sempre i luoghi dove lei le costruisce, compresa la nostra Venezia. C'è proprio questo soffio. Sì, guarda, io così soltanto per rispondere ma ad una maniera spontanea. La chiesa in se stessa dove noi ci troviamo è un luogo. Viene già enfatizzato per l'idea della cupola, che è un elemento centrale. Ci sono però delle architetture dei posti che sono non luoghi, dunque posti di transito, stazioni particolarmente, ma anche ponti. I ponti sono luoghi di passaggio, le stazioni sono anche dei luoghi di passaggio, anzi se sono terminali, ma sono luoghi dove uno porta dietro di sé un lungo viaggio o dove lo comincia. Dunque, in quel senso lì, molti di questi edifici a cui lei si riferisce sono, per così dirlo, non luoghi. Dunque, perché non sono destinazioni finali o ultimative, sono luoghi di transito. Bello pensare anche che anche una chiesa potrebbe forse essere così, perché lei sa, noi non abbiamo qua degli accampamenti permanenti, si dice, no? Dunque è una questione anche quello lì, anche la tenda dell'Alleanza era un posto che veniva trasportato e viene misurato e descritto straordinariamente nell'Esodo, descritto con le misure, i cubi, la lunghezza di tutti i panni che li vanno, che la voltano e così via, anche la costruzione definita con una grande esattezza ed era un elemento che si muoveva da un luogo all'altro, anche l'arca dell'Alleanza e così via. Dunque anche interessante questo aspetto qua della mobilità, però una delle cose che a me mi ha anche colpito, soprattutto negli studi di ingegneria e di meccanica, in cui io feci una tesi dottorale sulla piegabilità
diciamo in realtà delle strutture steree o dei poliedri, praticamente in topologia, di cui a partire un corpo tridimensionale può essere ridotto tramite una trasformazione a un corpo bidimensionale per finire a una linea. Allora, tutto questo dà luogo anche al senso della trasformazione e al senso di pensare che anche nella statica pura le forze vengono definite come il prodotto, adesso forse sembra un po' strano ma è necessario dirlo così, le forze sono il prodotto della massa per l'accelerazione, dunque le forze che appartengono alla statica e che reggono queste opere che, non dovevo, che restano come sono, hanno una componente cinematica, una componente di movimento che è l'accelerazione, sono legate al tempo e questo lo vediamo molto bene se andiamo al foro, perché una volta erano delle strutture così e adesso restano soltanto dei piccoli ruderi, dunque hanno stato necessari 2000 anni per muoverle a quella posizione lì, dunque c'è un senso del movimento anche nel costruito. Allora esplicitarlo è facile oggi perché abbiamo le tecnologie necessarie, abbiamo l'acciaio e abbiamo anche motori, abbiamo anche sistemi di controllo e così via. E questo mi ha permesso a me in certi progetti fare escursioni nel senso di strutture che possono mutare, che possono aprirsi e chiudere come un fiore si apre e si chiude. E così si entra anche in una poetica molto bella che è quella delle cose in natura che ci ispirano perché hanno in se stesse una metamorfosi e cambiano. Dunque è anche un linguaggio molto interessante da studiare che si rapporta allora soprattutto che ha una parte di osservazione della natura. Lei ha parlato di architettura organica. Che cosa intende per architettura organica? Diciamo, in realtà guarda, l'architettura organica è stato anche, come il razionalismo, è stato un movimento preciso in cui architetti come Frank Lloyd Wright o altri se ne associavano. In realtà però lei intende quello qualcosa di un po' diverso. Che nei tempi moderni, nei tempi che noi viviamo, quello che io trovo che è bello è proprio questo elemento che io gli dicevo a lei ultimamente, è il rapporto tra architettura e natura, imparare dall'osservazione del naturale, della natura, dell'opera, diciamo, ecco, e articolare il nostro che fare, il nostro lavoro, seguendo seguendo l'ispirazione ma anche diciamo quel che ricaviamo dell'osservazione di questo contesto naturale. Ecco, questo diciamo sull'osservazione dell'esterno, però io ho visto in alcuni filmati che tra l'altro se volete potete anche cercare su internet perché ce ne sono alcuni, che lei in qualche modo ha utilizzato spesso come punto di partenza la figura umana, cioè un ordine che lei riconosce interno all'uomo e che di cui poi prende un dettaglio e diciamo così lo studia, lo allarga e poi piano piano si vede così diventare un'architettura. Questo studio proprio dell'umano rispetto allo studio dello spazio esterno, in che rapporto è? Cioè quanto c'è l'idea di una, diciamo, un ordine umano e l'idea invece di un ordine esterno all'uomo? Lei ha visto nel primo filmato, diciamo il primo assaggio che ho mostrato, c'è questo rapporto di Michelangelo con l'architettura in cui lui ci impara, l'architettura dipende dalle membra dell'uomo e ha visto anche come nella Porta Pia, se non è vero e ben trovato, c'è anche questo senso della proporzione, eppure non è esplicito, non è che lui ha voluto fare una caricatura in pietra della porta, ma c'è questo senso della proporzione umana entro l'opera. Allora, perché l'uomo? Perché nel fondo, guardi, come questa sedia è fatta alla mia misura e anche alla misura di altri uomini che si possono sedere qua. Dunque, nel fondo, la creatura è fatta anche, è fatta soprattutto per l'uomo, è fatta per noi. Per cui la misura, le misure dell'uomo sono fondamentali, sia per una balaustra, per gli scalini, per tante altre aspetti, e in quel senso lì entriamo anche negli aspetti puramente funzionali dell'architettura. Allora è molto bello, io facevo riferimento alla Firmitas Utilitas Venustas
vitruviana, ma nel trattato dell'architettura di Daniele Barbaro, di cui Palladio inserisce questi bellissimi disegni di Roma che lui viene qua a fare per compito di Daniele Barbaro. Daniele Barbaro fa questa escursione in cui dice alla firmitas fortitudo, alla utilitas bonitas, la bontà, e alla venustas, intelligenza. Dunque sono tre virtù umane anteposte all'architettura. Questa è la scuola della scolastica, ma anche dell'umanesimo, ed è dunque molto importante vedere questo rapporto uomo-architettura, non soltanto nel carattere puramente materiale, ma anche nel carattere nel carattere, diciamo, dell'architetto o delle persone, in cui sì, l'architettura può anche essere un simbolo di questa tenacità, di questa bontà e anche della intelligenza che è necessaria per mettere queste opere in posto. E la bontà mi sembra molto importante, perché se uno fa le scale appropriatamente è per bontà, è per amore agli altri, e se fa le sedie all'altezza giusta è anche per amore alla gente, perché si siedano e si sentano bene, e se fa le strutture accessibili a tutti le fa per amore, anche perché si vuole tutti partecipi di queste strutture, e accessibili anche. Lei ha detto che lei ha fatto moltissimi ponti, però ogni volta dice non è un ponte, non collega solamente una parte all'altra. Che cosa intende? Ah, sì, io gli dicevo, il ponte può essere un non luogo, dunque è un collegamento. Eppure, guardi, non c'è cosa che nei tempi moderni, mi sembra a me, una delle cose che più genera città, sa, come motore di città, sono le stazioni e i ponti. Dunque, se lei va a Parigi, tutte queste stazioni che lei trova, la Gare de l'Est, la Gare du Nord, anzi, Orsay una volta, erano quasi in periferia, e vede come la città è andata molto al di là di queste, perché diventano dei centri, delle grandi porte nel senso moderno, dove la gente entra, esce, entra nel quotidiano. E i ponti, pensa lei che Brooklyn praticamente non esisteva prima che il ponte fosse costruito. Fu la costruzione del ponte che ha dato questo impulso enorme, ha fatto questa città nello spazio di 100 anni. Dunque è molto importante vedere anche questo aspetto generatore, ma ancora va più al di là. Guarda, tutte le fondazioni romane che hanno dato luogo alle capitali europee, da Londinum a Lutezia, che diventa Parigi o Colonia e così via, sono state fatte accanto a fiumi, perché i romani sono arrivati, hanno fatto il loro accampamento, hanno fatto il Cardo et Decumanum, che ancora si legge oggi, e costruito un ponte, e fatto una fortezza dall'altra parte per difendere il ponte e per avere un nesso con l'altra riva, adoperando il fiume come frontiera naturale. E dunque, nell'idea generica della città, di molte città europee, c'è anche l'idea del ponte. Dunque, pur se resta un non luogo, è enormemente importante e vitale per la vita della città. Allora, come farlo diventare un luogo? Dal punto di vista che evidentemente nel momento in cui un ponte ha una personalità e ha un carattere, le Pont Neuf, pensa lei Parigi, per un attimo pensa Parigi senza ponti. Sarebbe tremendo, non soltanto dal punto di vista funzionale, ma sarebbe, o anche con dei ponti molto più brutti di quelli che sono tutti, diciamo, la più parte di loro sono bellissimi, no? Bellissimi, no? Ponte Alexandre Trois, Pont Neuf, eccetera, Pont du Louvre, eccetera. Sarebbe un'altra città, no? Dunque lei vede come la natura della città e il ponte sono intimamente legate, eppure restano delle opere che hanno questo carattere di transito, di passo. Ecco, allora restiamo su questo argomento così di interpretazione, diciamo, dell'anima e anche di creazione di un'anima della città. Lei ha detto anche Dio non gioca a dadi, che è una frase molto, molto bella. Nulla si muove a caso, tutto ha un ordine preciso. Adesso però lei è stato chiamato a lavorare in Qatar. Quei posti, il Qatar, gli Emirati Arabi, praticamente sono nati nell'arco di 30 anni da un deserto totale. Ecco, quando lei si trova di fronte a un deserto totale, questo
ordine preciso che appunto è già nelle cose che lei riesce così ad armonizzare, come lo trova? Perché si trova... Lei tra l'altro ha fatto anche una stazione Saint-Exupéry, l'ha chiamata, no? A Lione, come Saint-Exupéry nel deserto. Lei si trova lì in Qatar e deve creare in mezzo a un posto dove di fatto non c'è cultura per quello che intendiamo noi da un punto di vista proprio architettonico. Si trova nel nulla più totale. Da dove trae quest'ordine? Sì, già all'inizio della nostra conversazione ho fatto riferimento alla parte pragmatica e dal punto di vista della materialità dell'opera e anche del rapporto che anche io condivido come uno che si approssima all'opera non soltanto come diciamo artista o come architetto ma anche come artista ingegnere. Dunque, c'è anche un altro fattore rilevante particolarmente ed è quello l'attitudine personale o l'intenzione personale verso il soggetto. E questo è molto importante. Voglio dire che nel fondo pensa lei, se lei legge con attenzione un saggio scritto da Matteo Marangoni sull'architettura nel libro Saper Vedere, lui dice una cosa detta liberamente ma che a me mi aveva commosso quando la leggi, che voi vedete che l'architetto all'eguale del scultore o del pittore può dare il suo messaggio leggibile attraverso i secoli e intoccato tramite la forza della modenatura, il chiaroscuro e le risorse espressive dell'opera. Molto importante dunque vedere in questa che c'è un messaggio anche da dare. Allora, per quello che riguarda in particolare alla cultura araba, io devo dire che essendo nato in Spagna ho un certo vantaggio ed è che le opere più straordinarie di architettura che ci siano in Spagna, a livello della Cattedrale di Burgos e quello della Cattedrale di León e anche tante altre opere straordinarie che lei può trovare, sono anche le opere della cultura nazarì, la Alhambra di Granada o anche a Siviglia e così via. Dunque noi abbiamo un'eredità proveniente dalla cultura araba che anche dalla sua parte accoglie, e questo lo vede molto bene in Spagna, lo vede nella moschea per esempio a Cordova, come il Ponte Romano e tutta l'installazione della moschea si amalgamano, anche le colonne che lei scopre nella moschea provengono anche di spoglie del Foro Romano. Dunque c'è un'amalgama straordinaria e loro ancora ci portano profumo dell'Oriente, ci portano la cultura quello che si chiama arbutant, che sono gli archi che emergono fuori per riprendere la compressione delle volte, e li portano anche a Palermo e li portano alla cattedrale di Palermo e nei dintorni, e quando i normanni arrivano a Palermo imparano quella tecnologia e la portano al nord dell'Europa e la fanno fiorire in tutte le cattedrali del nord dell'Europa. Dunque tecnologicamente, dal punto di vista puramente tecnico, sia l'ogiva che l'arbutant, che non so come si dice in italiano, l'arco rampante forse si dice o così, provengono, sono gli arabi che ce li hanno date. Ci hanno dato anche la carta, ci hanno tradotto Aristotele, Averroes, hanno ispirato gli scritti di Tommaso di Aquino. Questo ci è arrivato, Nord Africa, no, ma è molto cultura, interessante perché nella Emirati cultura, Arabi in Qatar c'è il deserto. Sì, per quello, perché la cultura del deserto, anche Cristo se ne andò 40 giorni nel deserto. Dunque c'è qualche cosa sicuramente, almeno io lo intuisco così, nel deserto di bello e in quella solitudine. Dunque torno all'inizio della mia, io credo che anche l'intenzione è molto importante e la giusta misura anche. Evidentemente, però è molto importante, particolarmente l'opera che sto facendo in Qatar non è in terra, è in acqua, perché sto facendo, diciamo, ho lavorato al Doha Bay Crossing, dunque il passaggio, la traversia della baia di Doha, dove cerchiamo di essere paesaggisti, perché è molto bella, la corniche di Doha è molto bella, la doppia corniche che si sta costruendo adesso, e noi entriamo con tre ponti e tunneli per lasciare quel paesaggio al più aperto possibile.
Ecco, a proposito proprio di questa, cioè del momento, diciamo, generativo, il momento creativo iniziale, lei ha detto lo slancio intuitivo che c'è poi nel, prima di cominciare un'opera, in realtà va tradotto in un gesto fisico, ancor prima di cominciare proprio a progettare architettonicamente l'opera, e ha detto il bozzetto che si fa all'inizio è in realtà l'unica, è la prima, ma forse anche l'unica prova proprio spontanea che è soltanto, diciamo, dell'architetto, soltanto della persona, cioè ancor prima di interagire con poi i materiali e tutte le logiche che ne conseguono. Lei come proprio arriva al primo gesto spontaneo? Cioè ha dei suoi rituali come li hanno molti artisti, ha dei momenti di concentrazione, di isolamento, tra l'altro lei è una famiglia numerosa perché moglie, quattro figli, insomma, si chiude in sé, si apre invece agli altri, lo fa insieme al suo team, come fa? Ah sì, perché lei ha parlato della mia famiglia, io ho fatto più di 100 concorsi e li facevo tutti in cucina. Perché mi piace, soprattutto quando i figli erano più giovani, mi piaceva moltissimo stare in mezzo alle pentole. Ed è vero, la mia moglie lo può giustificare, anzi, e ancora oggi lo faccio, ancora oggi, perché è bello di trovarsi in un ambiente familiare e trovarsi vicino a quelli che uno ama, è bello anche lavorare in quel contesto. Il problema, sono un po' sordo, mi piace la musica e disturba tutti perché la devo ascoltare un po' troppo forte, no? Ma, però voglio dire, questo sia, ed è effettivamente così, dunque non c'è, io non credo tanto, guarda, alla ispirazione e molto di più alla transpirazione, dunque bisogna lavorare duro. E spesso per arrivare a un progetto si vogliono centinaia di bozzetti e bisogna fare anche questo fino a stancare a tutti quanti, stancare ai prossimi e stancare ai collaboratori e stancare a tutti a forza di cercare di ossessivamente andare alla ricerca di quello che uno capisce come una perfezione. Ogni volta che ho abbassato la guardia in quel senso lì, quello che è uscito è stato mediocre. Bisogna veramente per ogni gesto, per ogni parte, per ogni dettaglio cercare veramente la perfezione, e questo e credo che questa è una questione importante perché non ha a che fare neanche con la materialità, ha a che fare con uno stesso, perché nel fondo cosa è la misura della perfezione? È quello che uno crede che può dar di sé e andare sempre al di là e cercare effettivamente di dare non soltanto il meglio di se stesso, ma anche il meglio di tutti quanti che lavorano con uno. E questo spesso è anche una fonte di conflitti e di tensioni, perché effettivamente uno non fa da solo le opere di architettura, le fa con un gruppo. Sì. Infatti, entriamo un po' in questa dinamica. Noi siamo in un'epoca in cui in tutti i campi, da quello politico, anche adesso nell'organizzazione che Papa Francesco ci sta così accennando, lasciando un po' intuire del suo pontificato, si fa avanti una logica più collegiale, si fa avanti una logica di intelligenza collettiva dovuta allo scambio rapidissimo di informazioni che ormai sono tantissime in ogni settore, da quelle tecniche a quelle appunto di anche creative, no? Cioè addirittura si scrivono libri insieme sul web, mentre prima lo scrittore era uno da solo, progetti scientifici non sono più intuizioni di un singolo che vede appunto cadere la mela dall'albero, ma sono più lavori di squadra. Questa dimensione di collettività nell'architettura è cambiata, così come è cambiata in molti altri settori al passo con i tempi? Qual è il rapporto tra appunto un architetto, un archistar come lei e la sua squadra? Sì, guarda, io credo una delle prime cose, questo credo che lo sentono tutti quanti che hanno costruito e che hanno lavorato, è che una volta l'opera finita la sensazione che uno ha è di una grande umiltà, sia per i centinaia di mani di uomini che non si conoscono e che hanno effettivamente messo in opera quella opera lì.
Questa è la prima cosa. Bisogna dire che è molto importante vedere così, no? Dunque uno per finire anche, guarda, è così, così lapidare che anche l'oggetto costruito non emerge dalle mani dell'architetto. Non emerge dalle mani dell'architetto. Allora io mi sono messo quella domanda spesso e li farò per fare un riassunto. Lo vedo così, guarda, la parola architetto. Architetto ha due voci, arc e tecton. Arc vuol dire, è un senso, è anche una parola molto antica, dicono che viene dal sanscrito, ed è, vuol dire autorità, come vescovo e archevescovo, o per dire, dunque indica autorità. E tecton vuol dire in greco operaio, dunque è il primo degli operai. Questo sarebbe una. Però interessante se lei guarda che la parola tecton ha anche la stessa radice che che vuol dire tecnica, e ha la stessa radice che la parola tecne, che vuol dire arte in greco. Dunque, e al di là uno potrebbe dire qual è la differenza fra tecnica e arte. Perché i greci dicevano. Un oggetto ben fatto è tecnicamente perfetto, ma questo oggetto non è soltanto tecnicamente ben fatto, ma mi commuove, mi emoziona. Allora c'è qualche cosa fra questo oggetto e me che va al di là e che mi colpisce nell'anima. Allora i greci si dicevano, qua c'è qualche cosa, c'è un mistero, no? E dicevano questo uomo è possesso dai dei e lo chiamavano en theos asmos, che vuol dire possesso dei dei, che noi chiamiamo entusiasmo, è la parola entusiasmo che noi adoperiamo. Dunque, a me mi ha imparato a capire il mio mestiere come un operaio che guida a altri operai per, tramite la tecnica, cercare di approssimarsi all'arte con l'aiuto di Dio. Questa sarebbe una definizione del mio capire il mestiere. Vi ringrazio per essere intervenuti, è stato un enorme piacere per noi averla qui a Roma e speriamo di riaverla presto. Grazie.